Buonasera Daniele Emanuelli, 27esima puntata in stagione di calcio di rigore, come sempre una puntata ricchissima di servizi video e anche di festeggiamenti per alcune squadre che hanno vinto matematicamente il campionato. Poi ne parleremo, ma come sempre diamo il benvenuto alla nostra Veronica Lissotti. Bentrovato Daniele, bentrovati tutti voi. Come dicevi tu Daniele, davvero si iniziano qui a stappare le bottiglie, soprattutto nel campionato di eccellenza, dove andremo a vedere le immagini relative alla vittoria di questo Rimini che è in Serie D ai danni del Corticella, poi ci sposteremo nel campionato di promozione dove anche qui il Dieghero davvero brinda alla propria vittoria e poi avremo gli highlights delle partite relative alla vittoria del Torconca sul campo del Russi e della Polisportiva Stella sul campo del San Pietro in Vincoli. Ci sposteremo poi nel campionato marchigiano dove vivremo assieme il magic moment del Gabice Gradara che riesce a sconfiggere con un tris la terza in graduatoria al Moie Valesina e poi come sempre ci spostiamo nel campionato di prima categoria Girone H per rivivere assieme attraverso le nostre immagini il match relativo a Verucchio vs Nova Fientra che è stata poi trasmessa anche in streaming. Come sempre, per interagire con noi, 333 60 94 299, tramite SMS o tramite WhatsApp, se volete porre delle domande ai nostri ospiti. Poi pagina Facebook, calciodirigore.official, con aggiornamenti in tempo reale. E per chi di voi volesse rivedere la puntata, www.romagnasport.com. E allora questa sera, come sempre, accanto a me Daniele, il nostro, che dire, sorridente, esaltatissimo opinionista, però conosciamo anche chi abbiamo con noi nel nostro salotto. Allora, io direi, Giacomo lo teniamo un attimo in the box. Facciamo così, Veronica, andiamo a vedere risultati e classifiche, così facciamo accomodare anche l'ultimo ospite che ci ha raggiunto in questo momento e poi andiamo proprio a conoscere i protagonisti di questa serata. Con Stefano Papini, risultati e classifica, prego. Eccoci qua, e allora questa giornata davvero 33esima dove troviamo le ultime della classe che sorridono, Faro Gentano 1-1, Massa Lombarda Bella Reggia Marina 1-3, Real San Lazzaro Cervia 1-2, 0-0 nello scontro per i ipotetici playoff Fiariccione Classe, Old Medola Gran Amica 2-0, Marignanese Progresso 2-1, Corticella Rimini 0-1, Sasso Marconi Sant'Agostino 1-1, Castrocaro Sempierana 3-1 e Faenza Savignanese 1-5. Ricordando i recuperi di Corticella Classe, Sasso Marconi, Sampierana e Progresso Savignanese che si giocheranno mercoledì 19, diamo uno sguardo dunque alla classifica che ovviamente vede ormai promosso il Rimini, però c'è questa lotta per quanto riguarda la zona playoff, 66 punti il Sasso Marconi, il Classe appunto non approfitta di questo Sasso Marconi e quindi 0-0 con la Fiariccione, resta a meno 3, Fiariccione 55, Savignanese 53. E poi troviamo il Progresso a quota 38 e a chiudere poi Corticella, Bella Reggia Marina, Faro Cervia e Olmeldola. E allora questi i risultati e questa la classifica. Allora, Daniele, presentiamo allora chi abbiamo con Ci noi questa tocca, ci sera. tocca, ci tocca, ci tocca presentare. Iniziamo da lui, ovvero Giacomo Alpini. Ciao, buonasera a tutti. Passato un bel weekend? Ah, io lo chiedo a te, è passato un bel weekend? Bellissimo, Quindi, bellissimo. sì, sei tornato da Pescara col pareggio, bravo. Andiamo a salutare, diamo il benvenuto nei nostri studi, il centrocampista del Nuova Feltria, Francesco Amantini. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te, Francesco. Andiamo a salutare questa volta l'attaccante del Progresso, Michael Noschese. Buonasera, ciao. Parliamo sempre di attaccanti, andiamo a Ah, salutare, sì. diamo il benvenuto ai nostri studi a Mattia Nicolini, attaccante Dieghero. Buonasera a tutti, ciao. Intanto i festeggiamenti come sono andati ieri per la vittoria del campionato? Molto bene, Ah. benissimo. Avete fatto le ore piccole stanotte? No, dai, oggi tutti devono andare a lavorare, quindi non abbiamo Ci hai fatto portato tanto. una bottiglia, qualcosa? No, L'apriamo no, la insieme? porterà il mister prossimamente. Il mister com'era ieri? Immagino a 7 stelle, no? Soddisfatto, molto, 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 sì. molto. Sì. Abbiamo conosciuto un tecnico ambizioso, vanno i nostri complimenti al vostro club e a voi Grazie. soprattutto perché siete stati i protagonisti in campo, avete fatto anche una rimonta iniziale sul Russo. Complimenti ancora. Grazie, grazie. Allora, andiamo a conoscere invece Noschese, Progresso che lo scorso anno fece un bel campionato, tu eri altrove, quest'anno invece 30-32 punti nel girone di andata e poi nel girone di ritorno davvero Un pochissimo. Cosa è crollo. successo? C'è stato un crollo, non si sa, io non riesco a capire come abbiamo fatto. Ci sta girando tutto male, poi prendere gol sempre ogni volta al 94esimo ti ammazza psicologicamente, quindi ogni volta andiamo forse in campo con troppa paura. Sono positivo che sono sicuro che ci salveremo perché siamo un buon gruppo e soprattutto la società è una società seria, che in giro ce ne sono poche così. Quindi
molto positiva, se lo meritano, quindi sono sicuro che ci salveremo. Se tu vuoi confessare, calcio di rigore può diventare anche il tuo confessionale, quindi non ti preoccupare. Speriamo, dai, ti auguriamo ovviamente che possa andare per il meglio questo finale di campionato. Andiamo a conoscere anche Francesco Amantini, da San Marino, Lega Pro, Pian di Meleto, Nuova Feltre. Cosa ci fai a Nuova Feltre? Mi diverto. E ancora vuole di calciare questo pallone? Sì, sono, dai, ho deciso di ritornare a casa e quindi mi diverto. Fresco di laurea, tra l'altro. Sì, sì, ci siamo tolti anche questo peso e bravo, adesso bravo. Siamo pronti. Quindi abbiamo anche per il mondo del lavoro. Laurea in? Economia e gestione delle imprese. Complimenti. Complimenti, complimenti. Vedi, abbiamo anche i giocatori laureati, purtroppo abbiamo gli opinionisti ignoranti. Eccolo qui. Allora, ieri hai ottenuto il quarto risultato utile consecutivo per i Bellare, grossa soddisfazione per te, 12 punti, 4 gare. E adesso ci credete? Adesso ci crediamo. Ok, sì. Basta, grazie. Andiamo avanti. No, ci credete? Sì, sì, sicuramente, anche perché domenica c'è proprio uno scontro diretto col Corticella e c'è un altro scontro molto importante che è Cervia Faro. Quindi in base a quello che succederà domenica si potrà veramente decidere qualcosa di importante. Però permettetemi di fare veramente i complimenti a questi ragazzi che stanno facendo una cosa eccezionale, un miracolo. Fino a un mese fa era veramente un miraggio e adesso piano piano si sta concretizzando tutto. Allora, io direi con la regia di andare a vedere alcune immagini della festa promozione del Rimini, che ieri Rimini ha vinto il campionato, non è una sorpresa, grandissimo vantaggio sul Sasso Marconi, era scritto, no, già da tempo, Giacomo? Era scritto già da tempo, ma non è così scontato, quindi permettetemi di fare i complimenti, i miei complimenti personali a Rimini Calcio, per come ha vinto questo campionato, essendo la miglior difesa, il miglior attacco, con già 5 partite prima a vincere il campionato non è semplice. Quindi veramente complimenti alla squadra di Mastro Nicola, che ricordiamo, io fin dall'inizio l'ho sempre detto, è stata costruita in fretta e furia, è stato molto difficile l'avvio, ma ragazzi, nel girone di ritorno solo vittorie, quindi complimenti e vittoria veramente meritata. Ricordiamo, scusa Veronica, la terza squadra in Italia a vincere in anticipo il campionato d'eccellenza e a approdare già in Serie D, questo è un dato importante. Assolutamente, ricordiamo anche poi chi ci sarà ospite dopo calcio di rigore a Sport Hub, Daniele. Ci sarà Adrian Ricchiuti, ovviamente attaccante del Rimini, grandissimo campione per quanto riguarda la formazione biancorossa. Davvero siamo onorati questa sera, nel giorno della festa promozione del Rimini, di avere proprio il giocatore di maggior spessore. Giacomo, ogni tanto ci pensi, no? Prima Michael parlava della possibilità di salvezza, il Rimini ha salutato la categoria, torni in Serie D e tu rischi di andare in promozione con questo Bellaria. Rischiavo di andare in promozione, rischiavo. Adesso qui si rischia qualcosa di più. No, è logico, adesso arriva anche la parte più difficile. Sembra un paradosso, ma vincere 4 partite di fila è tanta roba, però adesso bisogna cercare di continuare su questa scia. Si ha la possibilità tra la partita di domenica e la successiva, che è fuori casa col Meldola, di fare qualcosa di importante per quello che riguarda la salvezza. Michael, arriviamo a te, prego la regia di mandarci qualche curiosità inerente alle immagini di repertorio che abbiamo di questa stagione del Progresso, perché anche questa partita pazzesca con il Rimini avete giocato a testa alta, non è stata in verità una bellissima partita quel giorno, però con un tiro in porta il Rimini alla fine è riuscito a giudicarsi il match. È un campionato così difficile quello d'eccellenza, tralasciando ovviamente il Rimini? Allora, io penso che in eccellenza è un campionato tosto, perché ci sono squadre che hanno comunque giocatori buoni di categoria. E personalmente faccio più fatica in un campionato di eccellenza che magari uno di Serie D, perché è molto più, non so, c'è molta più guerra, diciamo che i campi poi non sono stupendi. Diciamo che noi eravamo terzi fino a gennaio, avevamo un determinato obiettivo che era quello di andare a prendere il Sasso Marconi per provare nei playoff. Certo. Diciamo, era il nostro sogno, tra virgolette. Alla fine purtroppo ci siamo ritrovati in questo incubo,
e spero di uscirne presto, perché non è per niente bello. Tra l'altro qui vediamo anche una partita contro giocata a Riccione, una bella partita, bella questa partita. 4-1 se non sbaglio, sì. Finì adesso vado a memoria. 4-1, sì. È una squadra pazzesca la vostra, vedendo appunto... No, noi abbiamo dei giocatori molto forti, secondo me, a partire da Pollini in porta, Tani, De Vecchis in attacco, Di Candido, Di Giulio, c'era Ballarini, un po' tutti, diciamo. Cioè, sono tutti giocatori che in queste squadre, secondo me, Rimini a parte, giocherebbero titolari. Purtroppo è così, il calcio è anche questo. Michael, prima mi parlavi appunto telecamere spente anche della vostra società. Devi sapere, Veronica, che è molto brava anche qui la nostra amica Delilah, che tra l'altro mi ha messo in contatto proprio con Michael. Avete un canale tematico, se non sbaglio, sì. Progresso Channel, vedo che è parecchio aggiornato, ci sono le loro partite, dei giovani, le nostre partite, tutta la juniores, giovanissimi, allievi, tutto. Bello, diciamo, bello, che stanno facendo una buona cosa, ma la società Progresso, devo dire che è una delle società in questo momento più serie in circolazione. Magari pecca un po' di organizzazione, ma secondo me con gli anni sta facendo sempre meglio. Quest'anno sicuramente rimarremo in eccellenza, e poi chissà, quest'altro anno si può puntare più in alto, perché il presidente, il direttore, un po' tutti se lo meritano. Quindi tu giocherai già deciso? No, io non so ancora nulla, ancora è presto, non so se mi vogliono, quindi occhio, so che lui ti stava guardando, ti vuol portare a Bellaria, occhio. Allora Michael, andiamo a vedere il prossimo turno con la regia, prego Stefano Papini, prossimo turno di eccellenza, e qui vedo proprio la tua partita, Progresso contro il Sant'Agostino. Sant'Agostino che tra l'altro è stata una delle due squadre insieme al Faenza che ha battuto i Rimini in questo campionato, è un avversario tosto perché ha qualche punto in più in classifica rispetto a voi, anzi in verità sono 46 sì. punti contro 38, e tocca fare l'impresa anche domenica. Già, domenica sicuramente in casa è una partita fondamentale, anche perché comunque ci sono Bellaria, Corticella e dov'è l'altra? Il Cervia col Faro. Se sono scontri diretti. Conquistiamo 3 punti, ci allontaniamo abbastanza da una zona calda. Il Sant'Agostino è una squadra che dall'inizio dell'anno mi piaceva come giocava a calcio, e abbiamo fatto molta fatica quando siamo andati là da loro, e anche se abbiamo vinto 1-0. Quindi in casa domenica sicuramente saremo più cattivi noi, avremo più fame e vogliamo questa vittoria, quindi sarà difficile anche per loro. Vittoria che ci starebbe. Adesso dall'eccellenza passiamo alla promozione con risultati e classifica, e andiamo ad ascoltare anche il nostro ospite Mattia. Prego Veronica. E anche qui davvero una giornata che sorride alle squadre di bassa classifica. Gattio Calcio Cotignolo 1-0, il Bacchia Cesenatico ferma il calcio del Duca sullo 0-0, Valle Savio Diegaro 0-2, Gambetto La Fosso Ghiaia 1-1, finisce a reti inviolate Rialdo Vado la Giovane Cattolica, un gol per parte tra Ronco, Edelweiss e Savanna, San Pietro Vincoli Stella 0-2, Russi Turconca 0-2, e anche qui termina a reti bianche Reda Tropical Coriano. Guardiamo anche la classifica, ricordando che il capocannoniere del girone è Denis Bale del Reda con 19 centri, e ovviamente Diegaro che si aggiudica il campionato 73 punti con miglior attacco, migliore difesa e migliore differenza a reti. Però diamo un'occhiata a chi invece segue a ruota: Russi con 61 punti, a meno 9 il Reda, e in coabitazione a 52 punti il Giovane Cattolica. Calcio del Duca anch'esso 52 punti, poi risale la china il Torconca 51, Gambetto da 50, scende invece San Pietro in Vincoli e chiudono Bacchia Cesenatico, Fosso Ghiaia e Valle Savio. È detto tutto, io direi in questo caso di andare a vedere i primi due servizi della serata, così facciamo respirare un attimo anche i nostri ospiti, poi ci concentriamo su Mattia. Andiamo a vedere quello che è successo allo stadio di Russi. Servizi. Giornata di gala per i russi che, nonostante la matematica certezza dei playoff, sbaglia l'impossibile destando qualche perplessità in fatto di concretezza. Torconca Guardingo Mattento, 2 gol, vittoria all'inglese e meritata per la band di Lindi che ora sogna i playoff strappando una prova convincente ed applausi. L'inizio di Marca dei Falchetti con Grimellini lanciato a rete ma impreciso. Gualanti fa l'acrobata, sombrero e tira al volo con Melchiorri che controlla la traiettoria.
Itor Conca si vede da una punizione di Casoli con passaggio a casa Dio dal piede di Mendini, che pecca in questo caso di freddezza. Fedeli, lanciata a rete, trova in diagonale vincente, ma l'interno corsa di Casadio, uscito alla disperata, evita la gioia del gol al numero 11 avversario. Vaccarini dall'altra parte la fa grossa, sintonizzatosi su un auto show ballando con le stelle, regala palla a Gualandi, ma quest'ultimo serve troppo in profondità il compagno Grimellini. I russi gioca anche bene, ma il traversone di Fabbri provoca il velo di Grimellini per la corrente Giordani che calcia in bocca a Melchiorri. Ripresa, punizione di Casoli, Fedeli raccoglie il pallone ma scivolando serve Torelli che trova in diagonale vincente per l'1-0 ospite. I russi rispondono in immediato con Grimellini ma l'attaccante non è in giornata di grazia, Fabbri non è da meno in fatto di determinazione quando chiama alla parata l'attento Melchiorri. Il raddoppio del Torconca sa quasi di beffa nel momento migliore per i russi. Torelli in posta, assist per Censoni che serve a sua volta a Cristofan. Girata del neo entrato e angolo basso alla destra di Casadio, 2-0 e 3 punti meritati. Nulla da dire se non fosse ancora per Itor Conca che il contropiede vorrebbe il tris. Torelli viene murato, sfera che giunge infine a Fedeli che prova a piazzarla ma senza fortuna. Fine dei giochi, Itor Conca 2, Russi 0. Se ti dico Rosselli Mutina cosa pensi? Allora, è la squadra che è in finale con San Pietro Vincoli in Coppa. Quindi... Come sei bravo. Sei informato. Però meno, altre cose non mi vengono in mente. Contro chi ha vinto in San Pietro mercoledì? Ti ricordi la squadra? Sì, con la Copparese, 3-1. Bravo, bravo. Dopo aver perso 2-1 quindi all'andata. Quindi il San Pietro 2 è finito grazie a questa vittoria? In eccellenza con il Bellaria. Bravo, promosso. Puoi andare con a il Bellaria. Andiamo a gustarci proprio il servizio inerente al San Pietro. Arriva qualche secondo. Il San Pietro di Vincoli paga le fatiche raccolte nel match di Coppa Italia con la Copparese, dove ribalta la gara di andata ottenendo un 3-1 che vale la stagione. Avversario di turno si chiama Stella Rimini, che approfitta nel migliore dei modi della situazione e porta a casa 3 punti che significano salvezza acquisita in questa storica stagione e categoria per i gialloblu. Gli ospiti partono forti con una girata di De Martino che non crea grattacapi, più deciso Campidelli che cerca la soluzione dalla distanza ma senza fortuna. Primo acuto invece del San Pietro in Vincoli, dalla bandierina, Baldinotti raccoglie il pallone ma calcia alle stelle. La stella a questo punto diviene padrone del campo in assoluto, Vukai va alla battuta, Campidelli intercetta ma Carrozio devia in corner. E il preludio al gol, minuto 25, la difesa del San Pietro si mostra ballerina e leggerina ed ecco che puntualmente dal corner di Vukai arriva la zappata vincente sotto misura di De Martino. Passano 10 minuti e gli ospiti mettono in cassaforte il successo. Vukai, strepitoso marcatore qual è, non si lascia dire due volte di gettarla dentro. Difesa del San Pietro sognona e la punta ne approfitta nel migliore dei modi con tanto di ringraziamento. Il San Pietro sul filo di prima frazione si getta in avanti. Tiro di Migliaccio viene deviato dalla difesa. Nella ripresa Tracak va vicinissimo al tris ma trova l'esterno della rete. Più pericoloso Vukai che con una sassata centra una traversa incredibile. La reazione dei padroni di casa è sterile. Da punizione, Baiardi calcia abbondantemente fuori. Da un'azione travagliata, Migliaccio viene anticipato sul più bello, mentre Barzan viene murato dalla retroguardia ospite. Migliaccio, uno dei pochi a brillare per i suoi, calcia al lato. Proteste dei padroni di casa per un tiro di Leoni respinto dalla mano di Mossoni, ma l'arbitro sorvola. Infine, all'ultima occasione, arriva dai piedi di Baiardi, ma Temeroli blocca senza problemi il pallone, che significa permanenza in promozione anche nella prossima stagione. E complimenti dunque anche alla Polisportiva Stella, abbiamo sentito Candido in questa stagione, anche lo scorso anno, è sempre lui uno dei protagonisti di questa bellissima realtà di Rimini e adesso andiamo a scoprire la realtà del Diegaro perché ha vinto il campionato, grandissimi nomi in questa squadra, uno di questi è Mattia Nicolini, avete fatto le ore piccole questa mattina, però alla fine è un campionato dove avete chiaramente meritato di ottenere questa promozione, siete stati bravissimi. Ma vorrei dire che io sono arrivato a dicembre. E la squadra era già, se non sbaglio, collaudata. Sì, erano o a pari o di un punto sotto e quindi già era un'ottima squadra. Poi a quel punto Scarpellini ci ha provato, ha preso 3-4 giocatori comunque dall'eccellenza, Serie D, perché ricordiamo che ci hanno preso Peluso, Antoniacci e quindi già giocatori comunque
Sicuramente di qualità, ma soprattutto anche molto esperti per la categoria. Tu qui Mattia c'eri già, che questo scontro con i russi c'è stato proprio a dicembre. No, io sono arrivato alla partita da dopo. La partita dopo. Qui hanno vinto 2-0 e sono andati, se non sbaglio, a pari punti. A pari punti dopo. Mi sembra, non voglio... Da lì in poi c'è stato l'esplosione. Da di lì poi, sì, siamo stati un treno via. Dopo è arrivato anche Peluso, sono arrivato io. E... Cioè, la squadra era veramente forte, via. Non mancava niente. E abbiamo avuto solo un attimo una partita che abbiamo perso a Cattolica, che secondo me ci poteva stare, poi un pareggio contro il Fosso Ghiaia, sai, quelle partite quando giochi con le ultime la prendi un po' un attimo sotto gamba, e però poi adesso ne siamo più 12, quindi penso che la classifica come sempre parla chiaro. Mattia, quindi l'unica difficoltà in questo campionato alla fine è stato di gestire il vostro vantaggio, perché morto i russi, passami l'espressione, praticamente non ci sono stati più avversari in questo campionato, vedendo la distanza che avete creato un abisso incredibile. Sì, allora io all'inizio dell'anno ero a Faenza, l'anno scorso abbiamo vinto il campionato di promozione e sono rimasto in eccellenza, poi a dicembre sono venuto via. E già mi parlavano di questo Russi, ma una squadra non fatta per vincere, sì, cioè, esatto. Mi dicevano già che era un'ottima squadra, ma si erano trovati lì per caso, sì. E quindi molto giovane e quindi via. Quando sono andato a Diego lo sapevo che comunque noi eravamo i più forti e infatti poi è andata a finire così, più 12 a 3 partite dalla fine. Quanto c'è di scarpellini nella vostra vittoria di questo campionato? Ma c'è molto, ma di Scarpellini, di Filippo Antoniacci che ci allena durante la settimana insieme a Scarpellini, il presidente, un po' tutti lì, la società è una piccola società, ma comunque c'è sempre, quindi secondo me via, è stata la vittoria di tutti. Dato che tu hai fatto anche un campionato, come dicevi lo scorso anno, dove sei stato protagonista, secondo te l'unica cosa da cambiare, vedendo anche le immagini televisive che abbiamo avuto noi in questa stagione, potrebbe essere la richiesta di una struttura impiantistica migliore? Ma sicuramente, da quello che so, già si stanno muovendo, già parlando si stanno muovendo, quindi secondo me sono sulla strada giusta. E, secondo me qualche... Sicuramente la categoria cambia, tanto le categorie sono fatte apposta, quindi però io vedendo il girone di andata del Faenza ero lì e secondo me cavato il Rimini e il Sasso Marconi, penso che le altre squadre siano un po' tutte Bellate. Sì, ecco, forse le ultime due, adesso io contro il Cervia, contro il Bellaria non c'ero e non posso giudicarle, però le altre le ho viste praticamente tutte e... Ripeto, a parte i Rimini che noi abbiamo battuti, ma sai, ci giochi 10 volte, loro ne perdono una. E quella è stata proprio la domenica che abbiamo fatto noi la partita della vita. Però, ripeto, andiamo in eccellenza e consapevoli che dobbiamo salvarci e vediamo. Buona la prima. Andiamo a vedere il prossimo turno, andiamo a vedere appunto le sfide che ci saranno. C'è soprattutto Giovane Cattolica, Bacchia Cesenatico, Diegaro, Gatteo. Poi ci sono due sfide interessanti, Cara Veronica, Coltignola, sì. Russi, Savanna, San Pietro, che sì, sono un po' le squadre. Con Carieda, poi appunto abbiamo questo scontro a bassa classifica, lo scontro diretto tra Fosso Gaiaia e Valle Savio. Insomma, questi match un po' da tenere un po' più d'occhio. Ok, adesso noi ci fermiamo un attimo per 2 minuti dando la linea alla pubblicità, poi rientriamo e andiamo a sentire anche il nostro Francesco Amantini, poi ovviamente entriamo anche nel campionato marchigiano. Pubblicità. Allora Veronica, rientriamo in diretta perché facciamo vedere il giornalino ufficiale, il magazine ufficiale del Nuova Fetea Calcio, una società che gioca in prima categoria, che appunto si avvale di un magazine ufficiale, questo è il primo, e poi andiamo a vedere anche l'altra sorpresa che riguarda Nuova Fetea, è una cosa particolare, si gioca con i palloni della Serie A, lo provo a prendere così do una mano al nostro regista, dimmi se lo vedete, eccolo qui, il pallone della Serie A è lo stesso pallone che praticamente viene toccato da campioni come Mertens, dopo capirete il perché ci siamo rivolti a lui, insomma a Nuova Fetea tocca solo che vincete, Francesco, come mai? Ci manca la vittoria, sì. E il pallone è duro? Il pallone è buono, però non, no, perché, però non lo usiamo bene. Perché dicono che a Nuova Fetea non si vince ultimamente per colpa dei palloni della Serie A, è vero o falso? No. Però tu lo gradisci, vero? No, il pallone è ottimo, e forse anche troppo. E, no, dai, abbiamo avuto...
è un periodo di transizione, perché tanto abbiamo vinto, io non c'ero, gli altri ragazzi hanno vinto la seconda categoria e quindi siamo passati in prima e logicamente c'è un passaggio e quindi lo zoccolo duro della squadra è rimasto quello. E quindi il salto di categoria c'è stato e abbiamo avuto qualche difficoltà. All'inizio eravamo partiti bene, dopo c'è stato un calo nel girone d'andata, ci siamo ripresi e adesso siamo un po' ricalati. E sicuramente il fattore secondo me è dato dall'inesperienza e infatti commettiamo un po' sempre gli stessi errori. E un po' perché ci dobbiamo formare, quindi... Questo qui è un periodo di transizione. Quindi in sintesi sta dicendo che siccome che lui è arrivato a Nuova Fete, è un giocatore nuovo, per colpa sua Nuova Fete sta perdendo. Questa è la sintesi. No, può essere, perché anche io personalmente ho avuto dei problemi fisici. Sì, lo ricordiamo, sei rientrato proprio ieri, sei rientrato. Come stai innanzitutto? Stai bene? Sto bene. Questo è l'importante. Giacomo, lui sta bene, a Bellaria non viene, scordatelo. Io li sto cercando tutti e tre. No, scordatelo proprio. Allora andiamo sul figlio di Mattia. Come si chiama Mattia? Presentacelo. Presenti, come ti chiami? Gian Maria, qual è il tuo idolo della Serie A? Mertens. Che squadra tifi? Napoli. Oh, vedi? Quindi niente Milan. Tu che hai pareggiato a Pescara, loro almeno hanno pareggiato con la Juve, vedi? Ecco. Il Milan, di la verità. Pensaci bene. No, assolutamente no, proprio... Pensaci bene, va bene. Adesso andiamo sul campionato marchigiano perché c'è il Gabice. Sì. Finestra marchigiana, andiamo a vedere allora quello che è successo a 4 giornate dal termine di questo campionato. Nuova Real Metauro Belvedere 3-2, mentre Giacomo Alpini e Daniele giocano con la palla. Vigor Senigallia e Lario Lorenzini 4-2, 3 punti d'oro per la Vigor Senigallia che ferma la capolista dove qualcosa come 22 risultati utili consecutivi e paradossalmente si potrebbe riaprire davvero il campionato. Audax Piobbi con Laurentina 2-3, Gabice Gradara Moia Vallesina 3-0, la Passa Tempese viene frenata dall'Osimana 0-1, poi c'è il colpaccio del Valfoglia ai danni della matricola FC Senigallia 2-0, Atletico Alma, Vigor, Castelfidardo 1-1 e qui non approfitta l'Atletico Alma a dovere, vista la sconfitta dell'Ilario Lorenzini. E poi Olimpia Mazzocca, Villa Musone 2-1. Diamo lo sguardo anche alla classifica, ricordando che il capocannoniere del girone Denis Pesaresi dell'Olimpia Mazzocca con 19 reti. E troviamo l'Ilario Lorenzini a 58 punti, miglior attacco con 51 reti segnate, davvero tantissime. Atletico Alma però che si avvicina perché il gap si riduce a 4, migliore differenza reti, nonché squadra con migliore difesa, soli 19 i gol incassati e punti 54. Poi troviamo l'Olimpia Marzocca quota 42, Vigor Senigallia che recupera terreno a quota 40, seguita a ruota dal Moi Valesina a quota 39. Si risolleva anche il nuovo Real Metauro e poi Gabice Gradara, undicesima posizione. 9 vittorie, 6 pareggi, 11 sconfitte, a chiudere poi c'è l'Audax Piobbico e il Belvedere. E allora abbiamo anticipato ad inizio puntata, si risollevano le sorti del Gabice Gradara dopo la cura di mister Angelini, allora andiamo a vedere proprio quello che è successo sul campo del Maggi domenica tra Gabice Gradara e Moia Vallesina. Spettacolare Gabice Gradara al Maggi Tris contro il Moio Vallesina, ottima prova corale degli Adriatici, privi di broccoli, Deja e stagione terminata per Muraturi, per gli Anconettani Autocapecci, Biagioli, Minotti, Bellucci, Mattatori, Alessandro Rossi e primo cinto stagionale per Luca Simoncelli. In avvio sono i Granata a mettersi in luce al 12° con Morbidelli e al 30° con Balello. Ad andare a segno sono però gli Adriatici al 34°, perfetta triangolazione Arduini, Ferrani, Rossi 1-0. Minuto 36 e c'è questa insidiosa punizione di Mastri, da calcio piazzato giungono le fiammate anconetane, ma le chance migliori le hanno gli Adriatici. Al 43°, infatti, Rossi va via bene a Morazzini e serve al centro Fabri che non inquadra però la porta. Altra occasione da gol sul tramonto di prima frazione per il Gabice Gradara, Costa Serpentina frenata dalla retroguardia. Stessi 22 in avvio di ripresa con Marchetti che dialoga con Arduini, destro che incoccia contro il legno, Marchetti stop di petto, Spinelli mette in angolo. Il Moie prova a creare scompiglio con Mastri, conclusione di poco alta. Chi va a bersaglio è invece il Gabice Gradara con il traversone di Costa che attiva Rossi. L'attaccante rossoblu ruba il tempo a Cerioni e sigla la 12° rete stagionale.
Ma la vittoria la dedichiamo noi, che è un periodo che finalmente le cose ci girano bene, abbiamo lavorato molto e speriamo di raggiungere la salvezza il prima possibile, che l'abbiamo già sofferta troppo, secondo me. Gabice Gradare che continua a produrre gioco, ad un invito per il neoentrato Simoncelli, sinistro di prima intenzione che sfila di un nulla. Per Ludi il gol che si concretizza al 47esimo, azione fotocopia, ma questa volta il giovane attaccante rossoblu non sbaglia, rete e dedica. Ah, su un contropiede Arduini è riuscito a mettermi la palla sui piedi e, come dice sempre il mister, ho attaccato il secondo palo e sono riuscito a chiudere di destro, anche se ci scendo solo dall'autobus. A tutti i miei compagni, Cesaroni in primis e poi anche Gianvitafuro. Al triplice fischio Gabice Gradare batte Moio Vallesina 3-0, le parole del pubblico. Angelino. Sapevamo che quella di oggi era una partita difficilissima perché affronta squadra di alta classifica. Siamo stati bravissimi per tutto l'arco della partita, abbiamo concesso poco e niente agli avversari costruendo diverse occasioni da gol. Abbiamo sofferto molto a inizio partita, un po' per la tensione, abbiamo preso coraggio, abbiamo preso campo, abbiamo iniziato a giocare e abbiamo fatto una buonissima partita anche da un punto di vista tecnico, oltre che agonistico, e credo che alla fine il risultato sia meritato ed è un altro passo in avanti verso questa salvezza che ormai pensiamo di poter raggiungere il prima possibile. Eccoci ritornati nuovamente in diretta, mentre ricordo che questo sabato e questa domenica il campionato di promozione Girone A Marche si ferma, voglio coinvolgere il nostro ospite Francesco nella tua parentesi marchigiana. Dove hai giocato e com'è andata? E ho giocato, era proprio il girone Marche di promozione, e ho giocato nel Pian di Meleto e non è andata proprio bene perché siamo retrocessi, è stato un anno un po' duro e quindi niente, meglio non ricordare. Senti, hai notato qualche differenza fra il calcio romagnolo-emiliano e quello marchigiano? Sì, a parte qui c'è anche la categoria che era diversa perché la promozione, adesso sono in prima, e è un po' più tosto, un po' più duro, un po' più fisico e sì, il ritmo è un po' diverso rispetto a quello di Romagna. Senti, Giacomo Alpini potrebbe giocare? Non so, non l'ho mai visto all'Opera. Allora bisogna che gli dai appuntamento il venerdì sera nelle partite di calciotto, caro Giacomo. No, meno di no, che sennò mi rovinai. Sfoderi le tue doti, allora, da abile giocatore. È ritornato integro ieri, se mi ammazzi di nuovo Mantini, mi ammazza la nuova fine. Lascia perdere. Guardiamo allora anche il prossimo turno con l'aiuto della regia, dove, come dicevo, si passa direttamente alla 27esima giornata, la 12esima di ritorno, quindi al 18 aprile, dove troviamo, seguendo un po' i match diciamo un po' più importanti, Villa Musone Atletico Alma e ovviamente il match di giornata che vedrà impegnato il Gabice Gradara sul campo della capolista Ilario Lorenzini. Come dicevo, Atletico Alma a -4, le ultime giornate insomma saranno davvero decisive per decretare la vincitrice di questo campionato. Ebbene, questo per quanto riguarda la promozione marchigiana. Adesso con il nostro Stefano Papini ci spostiamo in prima categoria Romagna, dove c'è stato anche il big match da Pietracute e Gia Marina 2-2 terminato, poi questi gli altri risultati: Romagna Colonnella 0-0, Real Miramare Granata 2-0, Morciano Junior San Clemente, un altro derby terminato 1-1, Sant'Ermete Spontriciolo 0-0, Miramare Poggio Berni 4-0, Villa Alta Vismisano 1-2, Verrucchio Vis Nova Felte 2-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, perché si fa sempre più interessante per il Verrucchio, che è al terzo posto, Pietracute e Gea al comando con 55 punti, Verrucchio 52, Granata 43, Real Miramare 42, Vis Misano 41, Sant'Ermete 37, Morciano 36, Vis Nova Fetria, Junior San Clemente 34, Colonnella Spontriciolo 33, Miramare 32, Romagna 27, Virtus Poggioberni 24, Sporting Villa Alta 11 punti. Per questo girone siamo andati a seguire ieri il derby della Valmarecchia tra Verrucchio e Nova Fetria, terminato per 2-0. Andiamo a vedere il servizio. Il Verrucchio supera 2-0 il Nova Fetria nel derby, accorcia 3 i punti di distanza dalla vetta occupata da Pietracute e Gia Marina. Alla quarta vittoria consecutiva i rossanero hanno 52 punti, 9 in più del Granata, quarto in classifica. Per il Nova Fetria è la terza sconfitta consecutiva, un risultato che riporta i gialloblu nel pieno della lotta per evitare i play-out. Il calendario non è amico, nonostante la doppia partita casalinga con Misano e Spontriciolo. Infine chiusura a Pietracute con una squadra che sarà ancora presumibilmente in lotta per la vittoria del campionato. Da sottolineare l'iniziativa delle due squadre che hanno realizzato prima del calcio d'inizio una partita tra i pulcini. Costa, discepolo di Zeman, riabbraccia Mazzocchi a rientro dopo le vicissitudini personali. Qui il tecnico di casa si lascia andare. Sono particolarmente contento perché oggi tornava in campo
un nostro giocatore che ha avuto purtroppo vicissitudini toste, dure, e sono stracontento, strafelice per quello, perché Giacomo Mazzocchi è ritornato in campo, anzi volevo fare una dedica, dedico proprio la vittoria e dedico tutto quello che abbiamo fatto fino adesso a Giacomo, perché è un ragazzo serissimo che se lo merita pienamente. La gara vede un nuovo affetto all'arrembaggio, Pilotto confermato in avanti a posto di Stefanelli è desideroso di mettersi in mostra, Gori lo segue ma calcia alle stelle. Il Verrucchio agisce di fascia attraverso di Gianghini, non raccolto al centro dell'area di rigore da nessun compagno di squadra. E la volta dall'altra parte del solito Pilotto, assist per Sebastiani che tergiversa un po' troppo calciando alla fine al lato. Verrucchio che colpisce su punizione Maronci, tiene passo e posizione battezzando il pallone lontano dalla propria porta, respingendolo come può. Il nuovo affetto è bello ma si specchia troppo, specie quando Sebastiani si interstradisce in un dribbling di troppo. Maggioli chiude lo specchio, il centrocampista recupera il pallone, appoggia per Cupi che scordinato non riesce a dare né forza né precisione. Nella ripresa il Verrucchio colpisce, punizione respinta corta da Ronci sui piedi del neoentrato Vertaglia che sblocca così la situazione. Vertaglia ancora una volta si dimostra uomo da derby dopo aver segnato anche a Sant'Ermite. Quello che succede dopo è inverosimile, il direttore di gara vede a pallone lontano una gomitata di Raffaelli inflitta all'avversario, espulsione diretta, la seconda di fila rimediata dall'ex Marino e qui Costa sorride. Il rigore è un'interpretazione all'arbitro, il difensore ha colpito quasi a gioco fermo l'attaccante, l'arbitro ha voluto interpretarla così, effettivamente era in aria, ha dato il rigore, penso che un altro arbitro magari lasciava correre o ammoniva dopo, però a noi ha portato il vantaggio del raddoppio, quindi ci è andata bene. Dagli 11 metri Calà non perdona, 2-0 per il rosanero e vittoria che si avvicina. Il nuovo affetto non demorde, torna a giocare sui ritmi del primo tempo, ma con Cupi sciupa l'occasione di riaprire i giochi. Tentativo gialloblu dalla distanza con Rinaldi, ma Maggioli c'è. Infine il portiere di casa compie una super parata sul tiro di Baldinini destinato all'incrocio. Fine delle emozioni, Costa rivolge complimenti agli avversari, mentre Guerra prova ad analizzare a suo modo la partita dei suoi. Sapevamo che loro erano una squadra abbastanza ostica da affrontare, l'abbiamo affrontata in Coppa Italia, in campionato e ci ha sempre creato problemi. È stata 90 minuti giocati bene da parte nostra, abbiamo giocato i primi 45 minuti alla pari e i secondi 45 fino al 90esimo alla pari, essendo un in meno. Purtroppo per due ingenuità abbiamo regalato una palla alla ferma al limite dell'area e un calcio di rigore per un'altra ingenuità. In 10 non so se avete notato, ma abbiamo avuto almeno 3 occasioni da gol. È bella anche l'iniziativa da parte delle due formazioni, perché prima dell'inizio di questo match hanno fatto giocare i bambini piccoli, i pulcini, per le certezze che si sono affrontati in una mini sfida, davvero molto bello. Allora Francesco, prima Veronica ti ha fatto una domanda interessante, io invece te la cambio leggermente. Quanto sono scarsi gli arbitri in queste categorie? Perché davvero vediamo tra juniores, tra prima categoria, campionato anche marchigiano, ascoltando Baldisserri che va a vedere parecchie partite anche nel marchigiano, davvero la classe arbitrale mi sembra che sia anche protagonista. Sì, ci sono molti errori, però è da considerare anche che non è neanche facile, perché è uno solo, almeno in promozione ci sono i guardaline, e da soli non è sempre semplice. E rispetto all'anno scorso, personalmente ho notato che ci sono molti più errori, e però capisco anche che non è proprio semplice. Non è facile, ho fatto questa domanda perché ho sentito anche il commento di Mister Costa, perché giustamente ha detto io non l'avrei fischiato, il 90% dei casi non te lo fischiano, però va bene perché alla fine l'ha fischiata per noi, giustamente lui pensa alla sua squadra e ha avuto ragione. Sì, infatti a noi ci ha penalizzato molto perché stava 1-0, potevamo ancora recuperare con espulsione e rigore, ci ha messo sottoterra praticamente. E è un'ingenuità nostra comunque, perché potevamo far meglio in quella situazione, però ormai bisogna guardare avanti. Qualche rammarico ce l'hai in virtù di questo campionato? Avevate iniziato benissimo, giocando anche grande calcio contro, mi ricordo, una sfida interna giocata a Secchiano con Real Miramare, poi da lì in poi ti sei infortunato anche tu, Mattia Stefanelli veniva da 2 anni di infortuni, pian piano ha ingranato anche lui, 13 centri di stagione, insomma un rammarico c'è, immagino, anche da parte tua. Sì, sicuramente le aspettative, si poteva fare qualcosa in più, però ci sono stati molti infortuni, molte anche decisioni arbitrali che in certe situazioni ci hanno penalizzato. E quindi alla fine dobbiamo ringraziare di essere lì e
e guardare le prossime partite, cercare di fare qualche punto per tirarci proprio fuori dalla... L'obiettivo adesso rimane la salvezza, c'è cioè la Vissimisano da affrontare, poi lo scontro diretto con lo Spontricciolo e poi infine anche il derby con il Pietracuta, magari dare la prima gioia anche ai tifosi gialloblu, dato che con il Sant'Ermetto e con i Verucchio non siete riusciti ad incidere nei derby. Sicuramente ci proveremo, il Pietracuta è una squadra tosta e lo dimostra anche la classifica. E in campionato gli abbiamo dato filo da torcere perché all'andata abbiamo pareggiato 1-1 e speriamo di tirar fuori qualche soddisfazione. Dai. Senti, un campionato molto equilibrato questo, ci sono anche piazze importanti, basti pensare a Verucchio che ha fatto la Serie D, la Vissimisano, eccetera, eccetera. Allora, ti chiedo, per quanto riguarda il campionato, quanto è difficile? Il campionato non è un campionato semplice, perché più o meno le squadre sono tutte livellate, a parte... A me anche il Verucchio adesso sta facendo bene, però non è una squadra che mi ha impressionato. A me l'Igea, la squadra che mi è sembrata più tosta, più quadrata, e che ha giocatori di qualità. E le altre, secondo me, se la possono giocare tutta. L'ho dimostrato il fatto che noi abbiamo perso anche con il Villalta, che è l'ultima in classifica. E, appunto, non e lo quindi, ricordiamo ai tifosi di Nuova Fetta, se no svengono davanti al televisore. No, sì, è un campionato molto equilibrato e quindi si può rischiare di vincere e di perdere con in ogni chiunque. Partita. Sì. Va bene, andiamo a vedere con te il prossimo turno. Veronica, qui ci sono sfide interessanti perché l'Igea Marina affronterà il Miramare che cerca punti salvezza, il Pietracuta va su tutti Morciano, esatto. Calcio Pietracuta, Pietracuta va sul campo del Morciano e poi abbiamo anche il Nuova Fetta che affronterà il Vissimisano, lo Spontricciolo alla ricerca di punti salvezza, invece Verucchio alla ricerca di agguantare sia l'Igea che il Pietracuta, sarà uno scontro sicuramente tra i più interessanti di giornata. Questo per quello che concerne l'ultimo turno di prima categoria prima della sosta pasquale. Rientriamo in studio, grazie a te di essere stato qui tra noi. Daniele, grazie a voi, appuntamento con Calcio di Rigore lunedì alle 19.55. Grazie, anzi no, te non ti ringrazio, va bene, ti tocca ringraziare, grazie a Giacomo Alpini. Grazie a voi e domenica mi raccomando riempiamo lo stadio Nanni perché c'è bisogno. Ok, l'unico tifoso d'Italia del Bellare che mi dice giustamente di riempire lo stadio di Bellare, ci sarai solo tu. Va bene, Francesco Mantini, centrocampista di Nuova Fetta, grazie Francesco. Grazie a voi. E poi, non scherzi, promettimi la salvezza con il Progresso. No, te la prometto per forza. Va bene, va bene. Lui, Nicolini, ha già festeggiato, quindi diciamo ci prometti una bottiglia di champagne qui in diretta dal prossimo lunedì. Promesso? Promesso. Grazie a voi di essere state qui, grazie anche grazie a tuo figlio che ci ha reso partecipe appunto della sua presenza in questa trasmissione. Tra poco tutto su Rivi di Calcio con Sport Hub, ospite Adrian Ricchiuti.